ovviamente viene utilizzato su tantissimi altri gruppi di persone e i casi singoli sono determinanti, perché a maggior ragione in questi casi la psichiatria, il singolo, cioè tutti hanno delle storie. Cioè, io sono stato una volta uno psichiatra a Portici anni fa, che di fronte al fatto che lui mi fissa l'appuntamento alle 5 e mezzo, privato, no? Mi fissa l'appuntamento alle 5 e mezzo. Io arrivo lì alle 5 e 20 e trovo davanti a me 4-5 persone. Dico, Madonna, la solita storia. Boh, qua è normale, cioè, no, ma è normale. Aspetta, per me non è normale. Perché finché tu entri dentro e trovi un dottore di 30 anni, diciamo, questo ha cominciato da poco, non è che si rende conto di quanto cazzo possono durare le visite, imprevisti, cosa possono succedere, aspetti un'ora, per carità, può essere pure. Ma tu tieni 50 anni, fai sto mestiere da una vita, cazzo, non ti sei reso conto quando... Cioè vuol dire che proprio te ne fotte proprio di rispettare un minimo i pazienti, perché non è possibile che non ti sai programmare il lavoro e ti capita sempre inconvenienti tutti i giorni. Non c'è stata una volta che tu vai dal medico, 5 minuti di ritardo, vabbè, ma no, è sempre un'ora di ritardo ed è considerata la norma da parte delle persone, cioè per me è allucinante questo fatto. Comunque, ritardo o non ritardo, io entro. Sono gli orari, posso dire, ma comunque entro, anzi ho sbagliato, sono arrivato alle 5 ed entro alle 5 e mezzo, all'appuntamento alle 5, comunque sono praticamente entro alle 5 e mezzo, vabbè, mi ricordo benissimo, entro alle 5 e mezzo, proprio 5:27, 20, insomma, praticamente 5 e mezzo. Che io anzi dico, ma oh, sono stato fortunato perché mi sembrava di vedere un sacco di gente davanti, ho aspettato solo mezz'ora, benissimo, 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 mi seguo, mi siedo, appena mi siedo squilla il cellulare del dottore, dottore risponde. E Alfa non mi dire, allora io sto dentro e fuori ci stanno altre 3, 4, 2 persone, 3 persone stanno aspettando, devo entrare dopo di me. Squilla il cellulare, il dottore risponde, Alfredo non mi dire niente, hai ragione, appuntamento alle 5 e mezzo, ma finisco questa lista per arrivare, sono quasi finito, ci vediamo fra poco, non ti preoccupare, sto arrivando. Benissimo. Io ho sentito, lui diceva appuntamento alle 5 e mezzo con uno al telefono, io sto qui, sono le 5 e mezzo. Ci stanno altre 3 persone fuori. Come quadra questa roba? Allora io comincio a parlare, mi dica, è la prima volta che ci vediamo, primo incontro, che io stavo cercando uno psichiatra di riferimento in quel periodo lì. Orrore totale. Comincio a parlare, dopo un po', ok, a posto. Ma tipo, ma manco 3 minuti? 5 minuti parlo, non si preoccupa, si prenda questo, mi scrive il nome. Fa. Dico, dottore, mi scusi. Ah, nel frattempo avevo maturato una certa coraggio, diciamo così, tra virgolette, molto tra virgolette, che era scarsissimo coraggio, di parlare nei confronti dello psichiatra, semplicemente perché forse ho già le palle, scusate, spesso avevo le palle già a piedi, questa gente, quindi cominciavo a dire, dottore, mi scusi, ma secondo lei è sufficiente quello che ci siamo detti per dire che devo prendere questo farmaco, questa dose? Cioè, il caso mio, lei conosce poco e nulla della mia vita, della situazione. Vabbè, ma non si può, tanto la testa funziona uguale a tutti quanti, mi dice lui candidamente. Quindi, cioè, tu c'hai questo sistema di gente che pensa in questo modo. Per me è sbagliatissimo, perché... Ma poi... I farmaci vanno monitorati, anche se tu li puoi dare, vanno monitorati. Tu devi assolutamente sentirlo frequentemente, la persona, soprattutto se sono i primi tempi che lo cura. Cioè, ci sarebbero miliardi di cose da dire.